Questa è Radio Amore, sono le 19:05 minuti primi, ci stiamo avvicinando velocemente alla fine della nostra trasmissione, però abbiamo un gradito ospite questa sera, passiamo subito la linea alla nostra Elisa, sì, che intervisterà l'artista del giorno. Sì Antonio, diamo spazio ai giovani, ricordo che proprio questo spazio è possibile realizzarlo grazie alla School of Talent di Carmen Villalba. Oggi sono in compagnia di Federica. Buonasera a tutti, buonasera. Federica, il cognome? Federica Pugliafito. Oh, ecco il cognome che ha l'accento da tre ore, Pugliafito, insomma l'abbiamo giocato come abbiamo voluto questo cognome. Tu vieni da? Vengo da Merì, in provincia di Messina. Quanti anni hai? 19 anni. Una bella ragazzona, voi non la vedete, forse quelli che ci stanno seguendo in streaming sicuramente la vedranno, è bella alta, sembri molto più grande. Da quanti, diciamo, come è cominciata questa tua passione per la musica? Allora, frequento la scuola di musica Atmosfera Blu da 4 anni, ma in realtà è sempre... dentro di me c'è sempre stata la voglia di cantare e soprattutto quella di scrivere. Infatti io ho incominciato a scrivere da piccolina e inizialmente non scrivevo canzoni, scrivevo poesie, scrivevo delle recite che poi sono state tutte messe, tutte interpretate, e successivamente invece ho avuto la grande opportunità di... è partito tutto come uno scherzo con Giuseppe. Un giorno a scuola di musica mi ha detto: hai mai scritto una canzone? Ho detto io no, allora provaci. Ci abbiamo provato, ci siamo riusciti, infatti è stato un grandissimo successo e da qui ho capito che forse questa è la strada giusta e la strada che dovrò seguire. Perché tu infatti facevi giurisprudenza e poi hai interrotto perché adesso scrivi, giusto? Sì, adesso scrivo e dopo aver vinto il Festival dei Nebrodi, la 30ª edizione per quanto riguarda la sezione inediti con il brano Resto in Piedi, e ho deciso che abbiamo deciso di collaborare sia io che Giuseppe che Anna, e per il momento stiamo scrivendo dei brani sia per quanto riguarda il panorama della musica leggera italiana sia per quanto riguarda il panorama della musica da ballo. Quindi te hai scritto la canzone? Io ho scritto il testo mentre il mio insegnante Giuseppe Santamaria ha scritto la musica. Il tutto è stato prodotto da Atmosfera Blu e SA Project di Sandro Allario. Ma qui abbiamo anche di Atmosfera Blu. Allora, tu sei? Giuseppe Santamaria. Anna Maria Lanza. Sposati? Sì, certo. Marito e moglie? Precisiamolo ormai, sì. Perché ci hanno sempre visto insieme, perché Atmosfera Blu nasce nel 2000, molti non lo sapevano, ma siamo sposati, sì. Quindi siete sempre insieme? È difficile comunque avere questa vita di coppia dove siete insieme sempre, tutto il giorno? Diciamo che è una fortuna, dai, perché con lei vicino non posso dire altrimenti. Ah, vabbè. È arrivato il pizzicotto. Bravo. Bene, risposto a dovere, bene. Questa sera la cena è assicurata. Ma comunque, tu mi dicevi prima che hai 15 anni di esperienza musicale. E come Atmosfera Blu, sì, Atmosfera Blu nasce appunto nel 2000 e io ho cominciato qualche anno prima, comunque questo progetto parte nel 2000. E costruendo pian piano, mettendo un tassello dopo l'altro, adesso in provincia, ma anche grazie un po' ai tanti sacrifici e all'umiltà che abbiamo sempre mantenuto, Atmosfera Blu è una bella realtà che si è permessa il lusso di fare, tra le tante cose, che so, ecco, il Carnevale di Aci Reale, quindi una manifestazione ambita da tutti i gruppi, e quest'anno Capodorlando, che è un po' la perla della nostra provincia, o ancora progetti importanti come quello che nel 2010 ha visto Enrico Ruggeri scrivere un brano proprio per la voce di Anna, e collaborazioni importanti che ci permettono di andare avanti, ma abbiamo sempre cercato e voluto mantenere la nostra realtà qui. Quindi spostarsi sarebbe stato più facile, però poi magari sei troppo nella mischia, e qui invece siamo riusciti a ritagliarci una nostra piccola fetta e ci accontentiamo, quindi costruiremo sempre su quello. Bene, adesso lasciamo il microfono a Federica che ci farà ascoltare il suo brano con cui ha vinto a Capodorlando, giusto? A Capodorlando al Festival dei Nebrodi. Il microfono è tutto e due, tu. Grazie mille. Conoscerai il sapore della sconfitta, assaggerai il gusto amaro delle lacrime, cercheranno di non farti sentire.
solo, ti circonderai di chi ti ama e imparerai che alla fine quello che conta sei solo tu, solo tu. Resta in piedi anche quando il passo cede. Questa bellissima canzone è veramente anche un complimento agli autori della musica, molto bella. Bene, sì. Allora, ma glielo fate un applauso, noi abbiamo piacere. Molta gente qui, si sente, complimenti. Infatti, guarda, si sente la radio, si sente. Brava, complimenti. Grazie, grazie mille. Adesso programmi, progetti futuri. Adesso stiamo collaborando con Giuseppe per scrivere altre canzoni, perché ho capito che scrivere è la cosa che davvero mi rende felice. Quindi lo dico a tutti, è un consiglio che dico a tutti spassionatamente: non inseguite sempre i vostri sogni, non fatevi abbattere da nessuna preoccupazione, da nessun ostacolo, sormontate tutto. Infatti questo era Resto in piedi, è un inno. Un inno a farcela sempre, a non abbattersi mai. Ecco perché l'ho scritto. Perché vorrei che riuscisse a strappare un sorriso a tutte le persone che stanno vivendo un momento difficile. Restate in piedi, ce la potete fare, incrociamo le dita. Ma brava, che molto positiva come ragazza. Allora invece voi, Atmosfera Blu, dove vi vedremo cantare?
Allora, noi l'anno scorso abbiamo portato in giro uno spettacolo che ha avuto veramente tanta fortuna. Quest'anno replicheremo in tante piazze dove siamo stati l'anno scorso con uno spettacolo interamente nuovo, con tutta la band al completo. Siamo 6 persone sul palco, ma 4 tecnici, quindi siamo 10. Per chi ci chiede in quanti siamo in 10. E la nostra, diciamo, il nostro obiettivo è realizzare 30-35 date un po' in tutta la Sicilia, ce ne sono già quasi 20 confermate. E poi questa nuova veste di produttori, in questo caso io ho scritto con Federica questo brano, e quindi il nostro primo progetto, Federica, discografico, quindi la nostra prima produzione, si continuerà a scrivere. Come ha detto lei prima, stiamo scrivendo sia per lei, perché lei seguirà un percorso, diciamo così, da interprete, quindi da cantante solista, e in più, visto che ha queste grandi capacità di scrivere, stiamo preparando dei brani per artisti anche famosi che li ascolteranno nei prossimi giorni, e speriamo bene. Va bene, allora che dire, non resta che prendere appunti delle vostre date e seguirvi online tranquillamente, atmosferablu.com, sui canali ormai ufficiali dove la gente ci segue, e abbiamo superato i 5.300 fan su Facebook, quindi un bel traguardo. Perfetto, Antonio. Okay, niente, io direi che siamo arrivati al momento della pubblicità e ci risentiremo fra qualche minuto. Ok, ciao.